Se ti senti stanca tutto il tempo, se senti di avere l'energia di una nonna anche se hai 30-40 anni, se ti stai dicendo non è possibile che le mie giornate finiscano alle 2 perché la mia energia finisce lì, hai costantemente bisogno di un pisolino, sei nel video giusto! Ciao, io sono Valentina Vigato, Professional Organizer e qui aiuto le persone a semplificare la propria quotidianità e la propria vita grazie all'organizzazione di casa e alla semplificazione delle tante cose da fare nella nostra giornata, ma anche al recuperare un po' di energia. Probabilmente sei qui perché nel corso dei video precedenti hai seguito il mio percorso di benessere, in cui ti ho raccontato più e più volte di soffrire di stanchezza cronica e quindi magari speri di trovare una soluzione. Come dico in tutti i video del mio percorso di benessere, fatevi seguire da dei professionisti. Qui vi racconto solo ed esclusivamente la mia esperienza e quello che ho imparato nel corso del tempo, perché quando ti ritrovi ad avere una patologia o più patologie o qualcosa, te ne interessi, te ne informi e quindi recuperi il più informazioni possibile. E quindi immagino che anche voi siete qua, siate qua per questo. Partiamo dall'antefatto. Ho sempre sofferto di stanchezza cronica perché sono ipotiroidea, quindi soffro di una tiroidite di Hashimoto, che praticamente c'è la mia tiroide, una farfallina qui, che dovrebbe creare ormoni tiroidei, che sta lavorando poco. Fra i sintomi dell'ipotiroidismo c'è anche la stanchezza cronica. Voi direte: basta prendere le medicine per compensare l'ipotiroidismo. Sì, beh, non proprio, lo sapranno altre persone con l'ipotiroidismo. Quando prendi le medicine per compensare, per bilanciare gli ormoni vanno a posto, nel senso la quantità di ormoni nel tuo corpo è ok, ma i sintomi non si risolvono. Non so perché, non sono un medico, però la stanchezza cronica è rimasta ed è rimasta per tantissimi anni, quindi ero un po' giù per questa cosa, nel senso non mi spiegavo perché io stessi prendendo le medicine per curarmi, invece non, cioè, i dosaggi ormonali dicevano va tutto bene. Ma io dicevo di no, cioè mi sentivo costantemente stanca e dicevo: no, non funziona così, ok? Quindi, se vi sentite costantemente stanche, che sia l'ipotiroidismo che sia qualcos'altro, indagate perché c'è qualcosa dietro. Non è possibile essere costantemente stanche, cioè stanchezza cronica ci sta, ma da che cosa è dovuta? È curabile questa cosa dovuta? Cioè, questa causa è non solo è curabile come appunto l'ipotiroidismo, se mi bilanci gli ormoni è tutto a posto. No, non è tutto a posto. Curiamo anche i sintomi oltre che sistemare il dosaggio ormonale, no? Non è così scontato. Oltre ad essere ipotiroidea, ho scoperto nel giro dell'ultimo anno anche di essere insulino resistente. Anche di questo c'è un video, ve lo linko qui sopra. Che cosa vuol dire insulino resistenza? Lo spiego malissimo. L'insulina è quella cosa che ha dei picchi quando prendi lo zucchero e poi dei crolli subito dopo, e quindi tu ti senti iperattiva quando prendi lo zucchero, ma poi crolli quando sono finite le scorte di zucchero. Soprattutto se il tuo corpo è abituato a questi picchi perché prendi tanto zucchero, tanti cereali, tante pane, tanto. Ok? È abituato ad avere questi picchi e quindi c'è uno sregolamento interno nel tuo corpo. Non te lo so spiegare meglio, ti lascio qui sotto i link della mia nutrizionista e di alcuni medici da cui mi sono informata, quindi informatevi. Se ancora non ne sei al corrente, su Instagram per tutto il mese di aprile sto facendo delle stories dedicate al home detox.
ovvero al liberare la nostra casa da tutte le tossine, da tutte le cose che fanno male al nostro corpo e all'ambiente. Per cui settimana dopo settimana stiamo analizzando diverse categorie di cose da lasciare andare, che ci fanno male, i motivi per cui ci fanno male e con cosa sostituirle che possa essere più sano. Se vi interessa quindi questo argomento, seguitemi su Instagram, è gratuito. Per evitare tutti questi di insulina, la prima cosa che si consiglia di fare non è tanto eliminare completamente e drasticamente gli zuccheri, perché appunto dovete farvi seguire da qualcuno, ma la cosa numero uno che potete fare appunto per bilanciare anche la stanchezza cronica dovuta a questi picchi e crolli continui è il bilanciare e abbinare ad un pasto dove ci sono zuccheri con delle proteine. Quindi, se state mangiando, che so, un panino, una fetta di pane, al posto che metterci la marmellata, che sono altri zuccheri, metteteci, che so, del burro d'arachidi. State mangiando una mela, che comunque, anche se è frutta, contiene zucchero. Ok, lo sappiamo che la frutta è zucchero, ok? Soprattutto se sei insulino resistenti, è molto importante essere consapevoli che la frutta è zucchero. Abbinare alla mela delle noci, della frutta secca, della ricotta, che sono comunque proteine. Un'altra cosa che col tempo io mi sono resa conto sempre di più è che lo zucchero era ovunque, ok? Se guardate nella lista degli ingredienti di qualsiasi prodotto industriale, è ovunque. Quindi per limitare la stanchezza cronica dovuta proprio ai picchi di insulina, riducete il più possibile i cibi elaborati industrialmente. Che cosa vuol dire? Preparano cibi, ci schiaffano dentro lo zucchero così, giusto perché così. Ricordiamoci che lo zucchero non è denominato solamente zucchero, ma è denominato anche saccarosio, glucosio, osio, qualcosa, fruttosio. Quindi vi mettono dentro lo zucchero nel cibo, voi avete picchi di insulina, dopo i crolli vi sentite stanchi. Se vi capita dopo pranzo di essere stanchissimi, di aver bisogno di fare il pisolino, eccetera, è quella cosa lì, ok? Quindi se mangiate un piatto di pasta, abbinatelo a delle proteine, quindi abbinatelo a dei fagioli, abbinatelo a del tonno, abbinatelo ad una bistecca, abbinatelo a qualcosa appunto di proteine. Queste sono indicazioni proprio di salute generale. Secondo consiglio, quando parliamo proprio di picchi di insulina, cambia la tua colazione. Le colazioni tradizionali italiane sono cappuccino e brioche. Quando siamo fuori, quando siamo a casa, eventualmente magari cappuccino o caffè latte con pane marmellata, con fette biscottate marmellata, con cereali di quelli per zuccherini. Bene, cambia la tua colazione, non solo perché continua a darti picchi di super zuccheri e poi crolli, ma anche per il fatto che sei, cioè, non ti saziano. Ok, perché ti saziano quel poco tempo che stai digerendo gli zuccheri, ma poi ti viene fame subito. Quindi se ti capita di fare questo tipo di colazione, di aver fame subito o di essere stanca un paio d'ore dopo, è esattamente questo il problema. Quindi cambia la tua colazione. Yogurt greco, frutta secca e frutti di bosco, pane con il burro d'arachidi, uova, io adoro tantissimo, lo so che non è abituale in Italia fare colazione con le uova, ma io sto adorando fare colazione con le uova alla mattina. Tutte queste sono proposte di colazioni un pochino più proteiche rispetto alla media. Infatti le proteine vi tengono sazie più a lungo. Tenendovi sazie, allo stesso modo non vi danno i picchi glicemici che vi dà lo zucchero, che vi danno i carboidrati, il pane la mattina, ok? Sì, pane, ma pane col burro d'arachidi, e quindi vi tiene sazia più a lungo e vi stanca meno proprio per
la riduzione di tutti questi picchi di insulina. Terzo consiglio, vai a camminare dopo i pasti. Il fatto di attivarci, il fatto di muoverci, il fatto di consumare subito quello zucchero che abbiamo incamerato, mette in circolo un modo di essere, di vivere più sano e sicuramente ti permette di bruciare subito quelle calorie, ma non tanto per le calorie, non tanto perché devi dimagrire, ok? Proprio per dargli uno scopo a quelle calorie che hai immesso, altrimenti continuano a restare in circolo e non vi fanno assolutamente bene. Quarto consiglio, regola le luci nella tua casa. Ne ho parlato in un video del mese scorso in cui parlavo di ritmi circadiani. Se sei sempre stanca può essere dovuto anche al fatto non solo dell'insulina, ma anche del fatto che banalmente non dormi abbastanza o non dormi bene. Quindi cerca di dormire il giusto numero di ore. Spesso non ce ne rendiamo conto, ma non dormiamo il giusto numero di ore per notte. Di solito si consiglia di dormire fra le 7 e le 8 ore per notte. In realtà le donne hanno bisogno di dormire di più. Perché questa cosa? Perché gli studi vengono fatti sugli uomini. Quindi la media dice che bisogna dormire 7-8 ore per notte. Se sei un uomo, le donne in realtà hanno bisogno di dormire di più, ok? Quindi dormi a sufficienza e cambia in particolare le luci nella tua casa. Se hai luci blu, continueranno a tenerti sveglio per tutto il giorno, in particolare nella zona notte fai attenzione di mettere luci calde, quindi che ti permettano un rilassamento e un addormentamento migliore. Quinto consiglio, svuota la tua testa. È un consiglio che io do sempre e amo davvero tantissimo perché è davvero semplicissimo. Svuotare la testa alla fine della giornata ti permette proprio di togliere tutti i pensieri, un po' come il pensatoio di Silente. Qualcuno ha visto Harry Potter? Io Harry Potter, e questo esempio calza veramente a pennello. Quando Silente toglie i pensieri dalla sua testa, proprio perché non ci possono restare tutti, ok? E li mette nel pensatoio. Questo pensatoio raccoglie tutti i suoi pensieri, tutti i suoi ricordi, tutte le cose che gli ingombrano la testa e alla fine della giornata li mette giù per avere un posto sicuro dove metterli, per non perderli, ma allo stesso modo perché all'interno della testa non ci stanno tutti. Quindi se siete costantemente stanche può essere anche una stanchezza mentale, per cui svuotate la vostra testa, utilizzate un diario, utilizzate un'agenda, utilizzate quello che volete, ma svuotate il vostro cervello. Sesto consiglio è crea energia. Che cosa vuol dire? Nella tua vita è importante sfruttare l'energia, fare delle cose. Come vi ho detto, andate a camminare subito dopo i pasti. Allo stesso modo, crea energia positiva. Quindi pianifica delle attività, delle gite, delle cose belle nel tuo tempo libero che ti permettano di creare energia, di arrivare stanca magari alla fine della giornata, ma in realtà rigenerata. Non so se avete presente quel tipo di attività che vi stancano, ma che vi riempiono anche l'anima. Quindi il mio consiglio è proprio questo. Create energia che vi dia energia e che vi motivi, perché una bella gita, una bella occasione che fate nel weekend, nel vostro tempo libero, poi vi lascia energia per tutta la settimana. Quindi consiglio veramente semplice è create energia che poi vi resti nel corso della vostra giornata e della vostra settimana. E poi settimo e ultimo consiglio, cercate energia in posti inaspettati. Non so se avete mai fatto caso, ma spesso quando siamo stanchi pensiamo di aver fame, quindi andiamo a mangiare qualcosa, ma poi ci viene il senso di colpa perché in realtà non avevamo fame e quindi si crea una catena di sono stanca, sto male e sto peggio. Cerchiamo di pensare a qual è in realtà quella necessità che abbiamo in quel momento. Cerchiamo di creare energia per toglierci la stanchezza e per creare energia positiva. Non solo uscendo nel weekend e facendo cose belle, ma anche semplicemente
abbracciando qualcuno a cui vogliamo bene, scambiandoci abbracci, scambiando energia positiva. A me piace tantissimo creare energia andando a ballare, abbracciando mio marito, mia figlia, facendo le coccole al cane. Ognuno deve trovare il modo che quando è stanco possa ricaricare le proprie batterie e rigenerare energia positiva. Che sia anche andare a farsi un pisolino perché il corpo ne ha bisogno e ne abbiamo necessità, e senza nessun senso di colpa, io per i primi mesi dell'anno scorso, quando ero veramente alla frutta, facevo meditazione tutti i giorni, ma in realtà non era una meditazione, perché nel giro dei primi 2 minuti mi addormentavo, mi sentivo un po' in colpa per addormentarmi ogni volta in piena meditazione. Però il significato era che il mio corpo ne aveva bisogno e aveva bisogno di riposare. Quindi, se siete stanche, riposate e cercate energia in posti inaspettati. Che sia un abbraccio, che siano le coccole del cane, che sia andando a fare qualcosa che vi piace tanto. Bene, direi che per oggi è tutto, spero di avervi ispirato a cercare energia in modi diversi da quelli che vi aspettereste. Se vi è piaciuto questo video non dimenticate di lasciare un pollice in su e di condividerlo con una persona che pensate sia stanca e abbia bisogno di un po' di conforto, di idee per uscire da questa sua stanchezza cronica. Io vi ringrazio per aver visto questo video, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, escono 2 nuovi video ogni settimana. Io vi saluto qui e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!